Prima la recensione, adesso l'applicazione. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video, un video in cui vedrete su un foglio la brillantezza dei Cotman, Windsor e Newton. Ve li ho fatti vedere, ve li ho recensiti in questo video qui. Se non l'avete visto, andatelo a guardare. Adesso vi farò vedere, bagnando il colore, stendendolo in una campitura bella ampia, che bel colore brillante ha. Se volete vedere foto in cui uso questi colori, vi aspetto tutti su Instagram, vi lascio il link qui giù in info box, e vi aspetto tutti sulla pagina Facebook di Arte per te, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, sia su Instagram che su Facebook. Vi aspetto anche sulla pagina Facebook di Arte per te, pagina in cui quest'estate ci sarà un fermento pazzesco, perché sto condividendo tantissimi video che sono sicura voi non avete mai visto. Quindi correte a seguirmi anche su Facebook e su Instagram. Vi aspetto. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere un acquerello con Cotman, Windsor e Newton come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra rosa ad acquerello e china. Allora, innanzitutto degli acquerelli, io oggi uso i Cotman della Windsor e Newton, questi qui per intenderci, che vi ho recensito in questo video qua. Andatevelo a vedere per conoscere le caratteristiche di questi bellissimi acquerelli che adesso vedrete in funzione. Come pennello userò i Tintoretto Nettuno sintetico, acqua e una pezzetta, mi raccomando, una matita, io una 2B, una gomma, delle penne resistenti all'acqua, io le migliori, le Staedtler e le Micron, secondo me sono le migliori per questo tipo di lavoro. Le Micron le ho comprate da poco, ma voi potrete trovarle anche su Amazon, vi metto il link qui giù in info box, idem le Staedtler, vi metto sempre il link di tutto il materiale in info box. Come carta d'acquarello uso la Watercolor Fabriano con 25% di cotone, è la, forse la carta più classica della Fabriano per acquarello, forse la più venduta, e anche quella che ha un giusto compromesso prezzo qualità, strizza l'occhio a una serie di situazioni diversificate, perché è buona, costa poco rispetto ad altre carte, ha una grammatura media, è un 300 grammi, ha anche il 25% di cotone e non guasta. Il bianco è un bellissimo bianco crema, vediamola in funzione insieme. Prendo il centro del foglio e decido a che altezza voglio si sviluppi la mia composizione, cioè i fiori più che altro, che voglio stiano entro questo cerchio. A questo punto abbozzo i fiori, che nel mio caso saranno delle rose. Metterò una rosa qui e una rosa qui, ok? Vado a costruire i miei fiori. A questo punto, dopo aver abbozzato i fiori, facciamo i gambi e le foglie. Bene, una volta definite per sommi capi le rose, cominciamo a contornarle. Le contorno prima con una 005 e poi successivamente il bordo esterno lo ripasso con una punta più grande. Musica.
Arrivati a questo punto, lascio asciugare bene e cancello tutte le tracce a matita interne al cerchio. Lascio ancora il cerchio e cancello tutte le tracce a matita. Con la penna 005, quindi una penna molto sottile, comincio a definire l'andamento dei miei petali. Nelle parti più in ombra faccio anche un po' di puntinato per rendere tutto più denso. Ora con la punta 05, che è più grossetta, faccio tutto il contorno esterno dei petali. Così vedete come si definisce subito quello che è la rosa, il corpo, e quelle che sono i chiaroscuri. Quindi do qui le linee di chiaroscuro sommarie e poi ripasso col pennarello più spesso. E adesso intensifichiamo i chiaroscuri. L'unica cosa a cui stare attenti è andare a verso del petalo. Ora prendo la 003, che è ancora più sottile, e tiro giù qualche altra venatura. Adesso è il momento dell'acquerellatura, quindi scarico ben bene il cerchio, prendo un pennello grande, un po' di cremisi, preparo il verde e adesso creo un fondo che voglio sia bagnato su bagnato. Quindi bagno molto molto bene. Come vedete ho lasciato anche un po' di colore verde, così che io veda dove sto bagnando ben bene, tanto poi non si vedrà alla fine. Lasciamo asciugare perfettamente. Benissimo, e la nostra rosa dopo la firma è finita così. Basta, non la toccherò più.
prossimamente ne farò un'altra inversa, cioè fondo bianco e rosa tutta acquerellata. Devo dire che a me questi bianco e nero con fondo acquerellato che riprendono i colori del fiore, perché ci sono i colori della rosa rossa all'interno, mi piacciono molto. Il verde del fogliame, il giallo e il rosso dei petali, mi piace tanto. Ditemi cosa ne pensate e vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Oltre ai Cotman, Windsor e Newton, in questo lavoro sono protagoniste anche loro, le Micron, le penne Micron e anche naturalmente la mia classica Staedtler che non abbandono mai, la 07 per me per i contorni è la più bella penna, un nero vivido e corposo che non abbandonerei mai. Parliamo invece adesso delle Micron. Come sono? Sono bellissime, costano un euro in meno delle Staedtler e hanno una buona fluidità, una bella pigmentazione. L'unica che mi ha lasciata un po' perplessa è la 003, perché ha una mina troppo sottile che spesso scompare, nel senso con l'utilizzo tende a appiattirsi proprio il feltrino e quindi poi la penna non funziona più bene. Per il resto mi sono trovata molto molto bene con queste penne che spopolano su Instagram, su Pinterest e su tutti i social più trendy, e allora ve le ho fatte vedere all'azione. Se vi capita di averle sotto mano, acquistatele perché sono buone penne. Attenzione alle punte più fini, a calcare veramente poco quando le passate. Bene, avete visto la brillantezza dei Windsor e Newton? Tra i commenti del video precedente qualcuno diceva ce ne sono di migliori, certamente che ce ne sono, gli sminchia su tutti per esempio, ma a questo prezzo di migliori non ce ne sono. E nella fascia di prezzo dei Cotman, Windsor e Newton non se ne trovano di altrettanto brillanti e performanti. Diciamo che questi sono il più alto connubio qualità prezzo. È la grande importanza anche che hanno i Windsor e Newton è quella che vi ho detto anche nell'altro video, che a tono corrisponde il tono puro. Se il Terra di Siena viene annunciato nella pasticca, è il Terra di Siena più puro che potrete trovare, anche a pari merito, non anche a pari merito, con quelli di altissimo rango, come per esempio ricito gli sminchia, perché secondo me sono il non plus ultra. Bene ragazzi, questo è quello che è venuto fuori da questo video. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi, fatemi sbocciare tanti pollici in su e soprattutto una condivisione sulla vostra pagina Facebook. E basta, non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!